Ed eccoci sul Design Space. Come avrete visto, in questi giorni c'è una nuova sezione che si chiama Halloween Fun e andando a vedere all'interno ci sono tantissime idee per Halloween. Una che mi ha colpito particolarmente è questa qui, una shadow box di Halloween che rende l'atmosfera veramente magica. Mi è piaciuta tantissimo, quindi oggi l'andremo a realizzare insieme. Vediamo il materiale richiesto. Ci serve un cartoncino giallo, un cartoncino arancione, un cartoncino nero e un foglio di acetato. Perfetto, abbiamo tutto. Andiamo su Crealo. Queste dimensioni sono perfette per le cornici IKEA, che sono quelle più utilizzate appunto per creare le shadow box. Vi metto nelle info il nome di questa cornice, che se non avete potete andare ad acquistare, e questo progetto ha appunto le misure perfette per quella cornice. Andiamo su Continua. Andiamo quindi a scegliere il materiale da tagliare. Il primo tappetino, questo qui, con questo colore un pochino celestino, è l'acetato, quindi andiamo a sfogliare i materiali e cerchiamo l'acetato. Esiste il foil acetate e l'acetato normale, che è quello che andrò a utilizzare. Quindi andiamo a dare il taglio. Poi adesso per i tagli successivi io utilizzerò un cartoncino da 160 grammi, quindi utilizzo le impostazioni per light cardstock che imposto con una pressione minore e procedo a tagliare tutti e tre i miei cartoncini. Ed eccoci qua con tutti i nostri pezzi tagliati. Abbiamo il cartoncino giallo, l'arancione, il nero e l'acetato. Se, come nel mio caso, avete un acetato in formato A4, fate tagliare solamente un lato lungo alla misura corretta, mentre la larghezza sarà quella appunto del foglio A4. Non vi preoccupate, perché queste due parti che rimangono senza acetato in alto e in basso saranno coperte dalla parte in gomma che metteremo tra uno strato e l'altro, e quindi non si vedranno alla fine perché verranno appunto coperte. Quindi, seguendo le istruzioni del tutorial, prima di tutto incolliamo l'acetato al foglio arancione. Quindi applichiamo un biadesivo. E lo andiamo a incollare sul foglio arancione. Per sicurezza vado a dare qualche puntina di colla anche al foglio, in modo che alcune parti rimangano belle, aderenti, giusto qualche puntina, e poi incolliamo il foglio di acetato. Ed eccolo qua. Prendiamo ora il cartoncino nero, quello con l'intaglio della nostra zucca, e sempre usando la colla lo andiamo ad incollare nel foro lasciato dal cartoncino arancione, e utilizzo come prima una colla a base di lattice che quindi permette la migliore aderenza con l'acetato. Ed eccoci quindi, l'ultimo passaggio da fare prima di andare a montare la nostra lanterna è di applicare un nastro gommato tutto intorno. In questo modo renderemo tridimensionale lo spazio tra questo e il cartoncino giallo, che è l'ultimo che andiamo ad applicare dietro. Quindi ci procuriamo un nastro gommato o qualcosa comunque con uno spessore.
e lo andiamo ad applicare. Quindi possiamo procedere con l'ultimo strato. Ed eccola qua, questa è la nostra cornice. Andiamo a inserire la nostra lanterna. Sul retro vanno le lucine, io ho queste qui, ancora meglio se invece avete quelle lì con le strisce LED. Potete lasciare fuori le batterie perché è fatto apposta il quadretto IKEA con questo angolo tagliato appunto per permetterci di far uscire fuori il cavetto con la corrente. Possiamo chiudere tutto ed eccola qua la nostra lanterna pronta per essere accesa. Ovviamente adesso non vedete niente perché c'è la luce, ma ve la faccio vedere al buio. Ed eccola qua, stupenda, un'ottima idea per l'atmosfera magica della notte di Halloween.